Pronto? Vito, abbiamo un problema. Prendi una pistola e vediamoci al bar. E cerca di procurarti un mezzo decente. Va bene, ci sarò. E la domenica è fottuta. Apri, polizia! Senti, sappiamo che sei in casa. Ehi, ragazzi, che succede? Non ti riguarda, polizia! Amico, spostati. Apri la porta! Vogliamo solo farti qualche domanda. Ciao Eddie. Ciao Vito. Che succede? Volevo presentarti una persona. Vito, lui è Carlo Falcone, il capo della famiglia. Piacere, signor Falcone. Vito. Allora, Vito, che cosa ne pensi di Alberto Clemente e Luca Gurino? Beh, onestamente, signor Falcone, quegli stronzi hanno provato a fregarmi $5,000 e poi mi hanno lasciato marciare in galera. Bene, perché quei due si stanno preparando ad attaccarci. Così sembra proprio che dovremmo fare qualcosa noi, prima che la facciano loro. Eddie ti dirà il resto. Sono sicuro che non mi deluderai. Arrivederci. È stato un piacere, Vito. Che sta succedendo qui? Ieri notte è sparita una macchina con sede ai nostri ragazzi. In città si dice che forse Luca c'entra qualcosa. Chi è sparito? Harvey Beans e i due che dovevano proteggerlo. Tony Bowles e Frankie L'Irlandese. Ok. Beans è il contabile di Carlo. Se quello parla, siamo fottuti. Che vuoi che faccia? Voglio che lo aspetti davanti al Freddy e se lo segui per vedere se è coinvolto. E poi? Se scopri che ha qualcosa a che fare con questa storia, lo fai fuori. E se qualcuno dei nostri è ancora vivo, provi a liberarlo. Cerca di trovarli prima che si mettano a parlare delle nostre operazioni. Dove pensi che andrà? Ma non ne ho idea. Quindi vai preparato. Usa una macchina veloce e cerca di avere delle armi. Nessun problema. Ok, passa di qui quando hai finito. E Vito, non parlare a nessuno di questa storia. Capito. Buongiorno, signore. Ecco a lei. Come posso aiutarla, signore? È sicuro di voler bere ancora, signore? Temo abbia già superato il limite. Torni quando vuole, signore.
Questa è l'auto di Luca. Allora, dove sei, Luca? Eccoti. Ok, cominciamo. Non devo avvicinarmi troppo e Luca non deve assolutamente vedermi. Lascia carrozze di bruschi, forse? No, mai che non si fa coinvolgere in queste cazzate. Certo, Eddie aveva ragione. Ok, devo entrare là senza farmi vedere. La fogna. Forse è di là. Forse riesco a toglierla.